Ministro delle imprese e del Made in Italy, l'innovazione è un'altra I che immagino sia sotto, come sottofondo, sia imprese sia a Made in Italy, così speriamo noi, perché quando lei ha cambiato il nome al Ministero molti di noi hanno pensato, bah, insomma, Made in Italy è una bella idea di marketing, è il brand più noto dopo la Coca-Cola nel mondo, però può coprire insomma un po' una cosa nuova che copre il vecchio assistenzialismo, i vecchi sostegni dello Stato, una sorta di nuovo protezionismo. Due esempi diciamo recenti ci hanno fatto in parte cambiare idea e li abbiamo apprezzati. Uno è come è stata risolta la questione della raffineria di Priolo, cioè senza una statalizzazione, una nazionalizzazione, e l'altro è ITA. Qui però io le volevo chiedere innanzitutto un chiarimento, perché si sente dire che la partita di ITA Lufthansa ancora non è chiusa, che insomma le carte non sono state ancora depositate. È vero oppure secondo oppure se sta andando avanti oppure sono soltanto voci maligne? No, credo che anche in questo caso, come in altri, vi sia da aspettare anche il giudizio della Commissione europea e soprattutto dell'antitrust europeo in merito alla creazione di questo grande gruppo aereo che sarà competitivo a livello globale e in cui ITA, che poi mi auguro nel tempo torni ad assumere il nome, a riassumere il nome di Alitalia, possa svolgere un ruolo importante al servizio del nostro paese, tanto più che nel progetto industriale è previsto che Roma diventi il hub del Mediterraneo e della compagnia aerea, così come realizzata anche con questa aggregazione. Essere Roma l'hub del Mediterraneo è importantissimo per il nostro paese, anche e non solo per quanto riguarda ovviamente l'attrazione di turisti in Italia e in generale i collegamenti che poi sono necessari a tutto il sistema economico e produttivo e anche alla nostra società e ai nostri cittadini. Quindi è fatta, possiamo dire che ITA è fatta, ci saranno i tempi diciamo necessari per concludere, ma non ci sono. Da seguire anche in Europa, però ci sono altre emergenze. Altre emergenze che lei deve affrontare abbastanza complicate. Una è quella dell'Ilva. Ieri Giorgia Meloni da Taranto, dalla masseria di Bruno Vespa, ha incontrato i sindacati e ha detto insomma, non si può risolvere tutto solo con l'intervento dello Stato, ci vuole una soluzione organica, una soluzione di fondo. Quindi volevo chiederle innanzitutto se ci può darci qualche indicazione che cosa significa questa soluzione organica. L'altro tema riguarda Pirelli, c'è il comitato per il Golden Power, sta discutendo se e come intervenire. Questo ci collega ancora di più alla questione della Cina, ai nostri rapporti con la Cina, insomma una questione molto molto complicata, però concretamente volevo chiederle se secondo lei Pirelli ha tutti i crismi per poter essere, diciamo, per un intervento del Golden Power, cioè è strategica, utilizza tecnologie sensibili per la sicurezza nazionale oppure no. Ecco, quindi comincerei dall'Ilva. Ilva, come lei ha prima notato, la strategia del governo è sempre stata quella di uno Stato stratega che indica una chiara e significativa politica industriale sulle quali poi le imprese si orientano in una condizione di mercato. Questo è avvenuto in tutti i dossier che abbiamo esaminato. Lei prima citava il caso dell'ISAB di Priolo. Noi, pur essendo in una situazione emergenziale, io ho aperto il dossier in novembre e il 5 dicembre sarebbero scattate le sanzioni al petrolio russo che avrebbero comportato, a detta di tutti, la chiusura dello stabilimento fondamentale per l'approvvigionamento energetico del nostro paese. Pensate, nel momento che in cui il massimo prezzo dell'energia era in Europa, non c'era ancora il tetto al prezzo del gas, ebbene in quel momento
tutti pensavano che sarebbe creato una drammatica carenza di prodotti raffinati e avrebbe bloccato anche la filiera della chimica italiana. Pochi giorni tempo siamo intervenuti con un decreto, come deve fare uno Stato, lo Stato c'è. Siamo intervenuti con un decreto che ha posto un cordone sanitario intorno all'ISAB di Priolo, ma non ha espropriato la proprietà, come hanno fatto in altri paesi europei in condizioni simili al nostro. Noi abbiamo posto un cordone sanitario, abbiamo detto lo Stato è pronto a intervenire in via sussidiaria per garantire comunque l'approvvigionamento e la produzione, quindi la filiera della chimica e non soltanto, 22% dei prodotti raffinati del nostro paese proviene da quello stabilimento, e nel contempo abbiamo accompagnato, annunciando che avremmo posto delle prescrizioni con lo strumento della Golden Bar, abbiamo accompagnato la cessione dell'azienda a un altro operatore che poi appunto ha avuto delle prescrizioni ben chiare per quanto riguarda la filiera e la tracciabilità dell'approvvigionamento per oltre 10 anni, per quanto riguarda la produzione, fattore importante della nostra economia nazionale, per quanto riguarda l'occupazione, per quanto riguarda la riconversione produttiva, per quanto riguarda la salvaguardia ambientale. Stato stratega che prescrive l'ambito nella quale, tanto più in un settore strategico come questo, a forte impatto ambientale, deve muoversi un'impresa, chiunque essa sia, ma senza intervenire assolutamente in quello che è la libertà dell'azienda e dei titolari dell'azienda, la proprietà. Quindi, lo stesso abbiamo fatto. Quindi, contesto, certo. Decisione, casa del vita. Bene, detto questo, aggiungo anche che noi in questa legislatura abbiamo posto più volte, utilizzato più volte la Golden Power, frutto di una, diciamo, ovviamente di come si è cambiato il contesto geopolitico anche per quanto riguarda l'esercizio della Golden Power nell'ambito della sicurezza nazionale, ma credo sempre, quasi sempre, forse ad eccezione di un caso, peraltro un caso che riguarda un'azienda italiana, non abbiamo mai posto un divieto, ma sempre delle prescrizioni molto chiare. Uno dei casi che ricordo tra gli ultimi è quello sulla acquisizione della maggioranza delle azioni di Whirlpool da parte di un'azienda turca che potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza di alcuni stabilimenti italiani, e noi in quel caso abbiamo detto, abbiamo dato via libera a condizione che ci sia la salvaguardia della nostra tecnologia, dei brevetti e quindi del consumatore e nel contempo degli stabilimenti produttivi. Per noi è lo Stato stratega che deve esercitare il suo potere, come la legge gli consente, come l'Unione Europea ci chiede, a tutela del sistema produttivo, quanto questo ha delle conseguenze anche per quanto riguarda gli assetti della sicurezza nazionale. Quindi questo è il modello anche per Pirelli, sostanzialmente. Può dire che questo è lo stesso modello che si seguirà anche per Pirelli. Non posso avanzare nessuna, non avanzo mai, soprattutto nel campo di un procedimento che è sottoposto ovviamente al vincolo della segretezza, quello che saranno le decisioni. Io dico quello che è il nostro modello decisionale, e tanto più consacrato dal fatto che proprio credo nel decreto ISAP di Priolo noi abbiamo posto una norma, perché non trattavamo solo di Priolo, ma di asset strategici nazionali, in cui dicevamo, pensate un po', perché siamo consapevoli di quello che è il sistema produttivo del nostro paese, che nel caso in cui, utilizzando la Golden Power, il governo decide di porre un divieto ad un'acquisizione finanziaria di un'impresa o di una tecnologia italiana, in quel caso il governo deve fornire un'alternativa affinché quell'azienda possa sviluppare comunque il brevetto, possa comunque crescere, perché se noi riteniamo che è fondamentale per la sicurezza nazionale quel brevetto, quella tecnologia, quell'impresa, al punto tale da porre in quel caso un divieto, ripeto, in tutta la legislatura ne abbiamo posto uno solo, tutte le altre sono prescrizioni, dobbiamo comunque fornire un'alternativa a quell'impresa per andare avanti se riteniamo che il suo brevetto, la sua tecnologia, la sua attività sia talmente importante da non poterla cedere a
un'acquisizione straniera. Ecco, noi abbiamo una strategia anche nell'utilizzo della Golden Power che risponde a quello che riteniamo siano le necessità del nostro paese e la politica industriale produttiva che noi dobbiamo porre in essere per raggiungere quello che l'Europa ci chiede, l'autonomia strategica nazionale ed europea sugli asset fondamentali del paese. E la Pirelli è strategica? Ha queste caratteristiche? Come detto e ripeto, non soltanto a lei. Non vuole entrare nel merito del caso Pirelli, va bene. Io non avanzo mai però ipotesi su persone che hanno peraltro un percorso segretato, che sono competenza di Palazzo Chigi, ancorché il Ministero ovviamente coinvolto è il mio, perché si tratta di un asset produttivo, perché ritengo giusto così. Ecco, ma un elemento di serietà istituzionale. Per quanto riguarda la via della seta, che qualche volta anche lei ha toccato in questo caso, l'accordo con la Cina, io credo che in questo contesto globale bisogna ridurre i rischi politici ed aumentare le opportunità commerciali. La via della seta, se mi ricordo da quello che ho studiato, era la via dei mercanti. Per noi deve rimanere la via dei mercanti, perché la Cina è e resta un grande partner commerciale, ancorché per l'Italia non sia il principale partner commerciale. La differenza è tutto qui, lo voglio dire con molta chiarezza e consapevolezza a chi pone questa questione. E alla fine noi esportiamo più in Austria che in Cina. Certo. E anche per questo non risentiamo, come per esempio ne risente la Germania, della chiusura della Cina. Perché noi, la Cina certo è un partner commerciale, lo deve continuare ad essere, mi auguro che lo sia sempre di più in termini commerciali e produttivi, e appunto la via dei mercanti, come è sempre stata la via della seta, ma non è il nostro principale partner commerciale. Le nostre esportazioni sono in Austria, in Svizzera, noi esportiamo più in Svizzera che in Cina, in India e in Brasile insieme. Quindi sono negli Stati Uniti, finiscono di più. Per questo ne andiamo meglio degli altri, perché noi siamo orientati nei mercati europei occidentali e su prodotti di alta gamma, che sono quelli che in questo momento traino di più, ovviamente rispetto a quelli che risentono dall'invasione della Russia in Ucraina e dalla chiusura dovuta a tanti contesti, anche al lockdown, ma del grande partner Quindi, commerciale. Se ho capito bene, separare i mercati dalla politica, questa è un po' la strategia nell'affrontare la questione del memorandum of understanding sulla via della seta. Questa è un po' la cosa. Prego. Diciamo che noi sappiamo che una cosa sono gli alleati, quelli con cui condividiamo gli stessi valori, i valori della persona, i valori della società, della nostra comunità, i valori dell'impresa, i valori della persona, i diritti di libertà. Una cosa sono gli alleati, noi abbiamo una condivisione di valori con gli alleati, che non sono soltanto gli alleati dell'Alleanza Atlantica, sono tutti coloro con cui condividiamo la stessa scheda di valori. Un'altra cosa sono i partner commerciali, produttivi, è chiaro, con cui dobbiamo dialogare, cioè tutti gli altri paesi del mondo. Non soltanto, mi riferisco soltanto alla Cina. In questo contesto ci dobbiamo muovere. Ridurre i rischi politici e aumentare le opportunità commerciali. Benissimo. Senta, altri dossier molto caldi. Uno riguarda l'automobile, l'automotive, tutta la filiera dell'automobile. Lei ha detto che bisogna aumentare la produzione di auto in Italia. Insomma, recentemente faceva l'esempio con la Francia, che produce 1 milione di vetture, noi 450.000, qualcosa del genere. Ed è sorta adesso una sorta di discussione, di querelle con John Elkann, che ha detto che Stellantis non ha bisogno dell'intervento dello Stato, e quindi diciamo ognuno vada per la propria strada. Ma com'è possibile aumentare la produzione di auto in Italia? Con chi? E che tipo di auto? Dobbiamo andare verso l'auto elettrica oppure continuare a produrre motori e auto, diciamo, che non hanno grande mercato internazionale?
prima mi permetta di rispondere alla precedente domanda, che poi alla fine mi sono accorto di aver risposto in maniera completa, cioè al caso dell'IVA. Sì, anche qui siamo intervenuti subito con un decreto legge, lo ricordate, un decreto legge che da una parte ha fornito le risorse all'ILVA, o meglio all'ex ILVA, in questo caso Acciaierie d'Italia, attraverso Invitalia, che erano necessarie per evitare il blocco degli impianti, sostanzialmente, sotto forma di finanziamento, e nello stesso tempo abbiamo creato le condizioni ove necessarie per anticipare quello che è già stato deciso. Perché ricordo a me stesso, a voi e a tutti, che gli accordi prevedono, gli accordi sottoscritti da un governo precedente, quando fu tolto inopinatamente lo scudo penale, o meglio, quello che viene definito lo scudo penale, che poi noi abbiamo ripristinato in questo decreto, e in quella condizione, se ben ricordate, quel governo, che fosse il governo guidato dal Premier di 5 Stelle, fece un nuovo patto con Mittal, che prevede che nel maggio del prossimo anno lo Stato salga comunque al 60%, punto. Poi sotto vi erano dei patti parasociali, che io non sono autorizzato a illustrare, ma che di fatto, posso dirlo così, imbrigliavano del tutto ogni possibilità di azione dello Stato. Chiaro? Legavano del tutto, lo Stato a restare in maggioranza comunque sempre, e lo legavano anche per quanto riguarda la governance. È chiaro a tutti? Io sono subito intervenuto con un decreto, d'intesa con l'impresa Invitalia, l'impresa hanno riscritto i patti parasociali, ed oggi lo Stato ha riacquistato la sua libertà che non aveva. È chiaro a tutti? Bene, oggi lo Stato può anticipare quella salita in maggioranza che comunque deve fare entro il prossimo anno, maggio 2024, punto, comunque lo deve fare, solo che oggi può tornare in minoranza, cosa che prima non poteva fare. È chiaro a tutti? E può anche eventualmente fare intervenire un altro partner industriale, cosa che prima non poteva fare. Chiaro a tutti? Questa è la novità. La sua libertà, la sua capacità di intervento, la sua capacità decisionale, la possibilità eventualmente di far intervenire un altro partner industriale che prima non aveva, punto. A questo punto dobbiamo, in intesa con l'investitore straniero, che noi rispettiamo come abbiamo rispettato tutti gli investitori stranieri in questo paese, da caso Isab Priolo al caso Ita al caso TIM, ogni quando ci troviamo di fronte a un investitore straniero noi siamo molto rispettosi di quell'iniziativa, perché noi incentiviamo gli investimenti, e tanto più gli investimenti stranieri nel nostro paese, ovviamente utilizzando quando necessario la golden power, chiaro, per porre delle prescrizioni chiare, delle condizioni chiare su cui si deve agire nel nostro paese. Bene, quindi ci sono ora, è un momento, diciamo, si mette nel momento decisionale, ci sono delle riunioni che devono essere ovviamente collegiali, perché intervengono ovviamente, non è che su competenza solo del Ministero delle Imprese del Made in Italy, ma ovviamente l'economia, per esempio il Palazzo Chigi, insomma sono altre autorità che ovviamente intervengono in questo campo, e per quanto mi riguarda, ho convocato il tavolo con i sindacati lunedì 19 giugno. E in questo modo vi ho detto anche il tempo che io mi do per assumere una decisione, in un confronto che io sono convinto che sarà pienamente costruttivo con l'investitore straniero, come con tutti gli investitori stranieri che sono stati in questo paese. Quindi, ma lo Stato ritiene che sia possibile, se si agisce subito, salvaguardare la produzione tornando ai livelli che rendono Taranto competitiva, completare il processo di risanamento ambientale e di riconversione in green, per fare in poco tempo
di Taranto, la più grande acciaieria green d'Europa, un modello per l'intero pianeta. Abbiamo intenzione di farlo comunque. Con un nuovo partner industriale, insieme all'azionista attuale e allo Stato. Ho detto che c'è la anche possibilità. Questa possibilità. Okay. Anche questa possibilità. E per quanto riguarda invece, lei mi diceva che la domanda riguardava auto. La questione dell'auto. Auto, a me si ha presente due quadri, molto chiari, evidenti a tutti. La produzione d'Italia, in Italia, dell'automobile lo scorso anno, durante gli incentivi, quindi con incentivi in campo, la produzione dell'auto in Italia, con incentivi in campo lo scorso anno abbastanza significativi, è stata pari a 473.000 autovetture. In Francia è stata pari a 1.020.000 autovetture. È chiaro a tutti? E questa è un'impresa, è una multinazionale, titolo francese. E quindi ha due teste, due azionisti, due storie automobilistiche, quella della Fiat e quella della Peugeot, sostanzialmente, se mettiamo questi due, poi c'è anche altri stabilimenti acquisiti nel frattempo negli Stati Uniti come in Germania, ma diciamo le due teste sono queste. E le due teste portano nel 2022 a 473.000 auto in Italia e a 1.020.000 auto in Francia. Pensate che sia un equilibrio? Pensate che vi sia una par condicio? Mi si dice lo Stato. Voi sapete come la pensavo, o come la penso, ma allora ero il Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica e leggevo soltanto sotto l'ottica, o direi soprattutto, della sicurezza nazionale. E lì il COPAS si espresse con documenti ufficiali al Parlamento. Ma oggi la questione è chiusa sull'assetto proprietario. Però voglio dirvelo, perché sia chiaro a tutti qual è la situazione, di due storie diverse. La prima storia è della Francia, dove lo Stato, quando un'azienda ne ha bisogno, fornisce delle risorse sotto forma di investimenti e entrata nel capitale. È la storia della Peugeot, giusto? E di altre aziende francesi, non soltanto automobilistiche. Lì c'è una politica industriale che dice se un'azienda è in difficoltà, lo Stato interviene, ma ne diventa socio. È chiaro a tutti? E infatti Peugeot ha un compagine azionario del 12,7% dello Stato francese, pari a quanto ne abbia la famiglia Peugeot, che è 12,7%. Poi vi sono altri soci, tra cui un'azienda cinese. Quindi in Peugeot, perché è frutto della politica industriale francese, quando un'azienda in difficoltà lo Stato entra, ne acquisisce parte dei capitali, lo Stato ha un capitale pari alla famiglia Peugeot. In Italia non è così. In Italia, per decisioni di precedenti governi, come se vogliamo, quando un'azienda ha bisogno, lo Stato gli fornisce le risorse sotto forma di incentivi, l'aiuto sotto forma di cassa integrazione, insomma da risorse pubbliche significative dei cittadini italiani per consentire a quell'impresa di superare le difficoltà con i soldi dello Stato, chiaro? Senza entrare nel capitale. Di conseguenza il gruppo italiano non ha partecipazione dello Stato. Realizzano una fusione, o meglio, scusatemi, una fusione per incorporazione, c'è qualcuno che incorpora un altro, non è una vera e propria fusione, c'è qualcuno che incorpora un altro, nella quale si costituisce Stellantis. Stellantis è frutto del proprietario, del titolare italiano, Exor, e della Peugeot, che è partecipata dello Stato, in cui la famiglia ha la stessa quota dello Stato, quindi c'è lo Stato francese, e poi c'è anche che entra la cosiddetta Cassa Depositi e Prestiti francese. Quindi lo Stato in Stellantis, lo Stato francese c'è due volte. C'è in quanto azionista di Peugeot, azionista
significativo, e c'è in quanto con la Cassa Depositi e Prestiti direttamente vi entra a far parte. Bene. La conseguenza è che non c'è una governance paritetica, ma c'è una governance in cui prevale o prevalgono gli azionisti francesi, in cui sempre, sia quando esso è privato, peggio con la partecipazione dello Stato, sia quando esso è diretto con la Cassa Depositi e Prestiti francese, c'è la presenza significativa dello Stato francese. E come si può riequilibrare questa situazione? E questo porta un dato chiaro a tutti: 473.000 autovetture in Italia, 1.020.000 in Francia. E vorrei aggiungere altro, ma questo è un confronto che stiamo facendo sano e costruttivo e continuativo con l'azienda, perché si capisca che bisogna aumentare la produzione di auto in Italia, aumentare gli investimenti sui modelli innovativi, prepararsi alla transizione elettrica mantenendo un saldo rapporto con l'indotto. E qui c'è un altro aspetto peculiare. In Francia, per scelta dello Stato che era azionista della famiglia che con lo Stato governava Peugeot, scelte loro. Nello Stato, in Francia, ogni stabilimento, oggi di Peugeot, oggi Stellantis, ogni stabilimento produce anche uno dei componenti dell'indotto, cioè l'indotto è incorporato dentro l'azienda. In Italia lo sviluppo è stato diverso, c'è una filiera dell'indotto dell'automotive estremamente importante che talvolta come unico partner l'azienda, dall'altra fortunatamente anche altri partner stranieri, per cui fornisce in Germania o altrove le proprie componenti. Bene, quindi c'è un modello industriale che si è sviluppato diversamente. Oggi a me risulta che Stellantis si stia cercando di importare in Italia il modello francese, per cui alcuni prodotti, alcune componenti vengono realizzate all'interno e le altre vengono, diciamo, come dire, e come è giusto che sia, vengono dati in appalto a prezzo più basso, molto spesso inevitabilmente a chi fornisce da fuori magari prodotti realizzati in Cina. Bene, è chiaro a tutti che l'obiettivo dello Stato, del governo, è salvaguardare la filiera italiana, anche è chiaro. La filiera italiana. E per salvaguardare la filiera italiana bisogna certamente aumentare la produzione di auto in Italia. Aumentare sino ad aggiungere ai livelli francesi, se siamo nelle condizioni. Grazie delle sue risposte, grazie al Ministro Urso. Io ho un'agenda piena ancora di domande, ma ci rinviamo alla prossima puntata. Arrivederci, grazie di nuovo.